Salve a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti a questo nuovo video. Io sono Jack e oggi vi parlo di un libro, anzi più un libricino, che non ho avuto ancora modo di parlarvene. È stato il primo libro che ho letto in questo 2018, è una lettura davvero breve che penso che almeno per sentito dire tutti conoscano. Sto parlando delle streghe di Roald Dahl. Io ce l'ho in questa versione che è ancora in lire, cioè 7.900 lire, che ho trovato alla Mondadori perché la mia copia sparita nei vari traslochi, e allora siccome costava 4 euro è usato, ho detto la prendo perché volevo rileggerla, perché non me la ricordavo, diciamo, perfettamente, siccome so che è una lettura che si fa in breve tempo, anche se sono 195 pagine, ma è scritto davvero in grosso. Ci sono anche varie illustrazioni che sono state fatte da Quentin Blake ed è una lettura che sicuramente consiglio a tutti. Vi parlo un po' dell'autore, che è Roald Dahl, vi dicevo, che è nato a Llandaff, sicuramente l'ho detto sbagliato, è una cittadina del Galles nel 1916 ed è morto a Oxford il 23 novembre del 1990, esattamente un anno dopo che io ero nato. Vi dicevo che questa cittadina, che non mi chiedete di ripetere il nome, è in Galles ed è nato da genitori norvegesi. Perché vi dico questa cosa? Se avete già letto il libro Le streghe, già vi si dovrebbe accendere una lampadina. Nel caso non l'avete letto, adesso ci arrivo e capirete. Il libro inizia con questo bambino di 7 anni inglese che, diciamo, è rimasto orfano dei suoi genitori e per questo motivo lui andrà a vivere con sua nonna, la nonna materna, che vive in Norvegia ed è una donna, secondo me, simpaticissima, bella anziana, imponente, cioè bella spessa, e oltretutto la caratteristica che la contraddistingue è che fuma il sigaro. E mai sentito di una donna, soprattutto una signora anziana, che fuma il sigaro, è top. E da quando il bambino, il nipotino, va a vivere con la nonna, diciamo che questa sua nonna comincia a fargli un quadro di queste streghe, perché le streghe sono in mezzo a noi e si camuffano perfettamente con tutte le donne, e infatti una strega può essere la persona più impensabile, ma questo libro è strutturato come se fosse un manuale di sopravvivenza e la nonna insegna appunto al nipotino, di cui non sapremo assolutamente il nome, di questi tratti distintivi che hanno le streghe, e ve li enuncio. Allora, la strega è sempre donna, è completamente calva, indossa sempre la parrucca. A causa della parrucca, la strega è sempre intenta a grattarsi perché, essendo pelate e quindi avendo la testa completamente glabra, si grattano e gli fa venire questa specie di, non so come si chiama, lo dicono anche nel libro, ma è una specie di irritazione e non è un bello spettacolo. Poi ha le pupille di colore variabile, ha le mani come artigli e quindi una strega indossa sempre i guanti, anche in estate. E oltretutto le streghe non hanno le dita dei piedi e i loro piedi finiscono come se fossero dei moncherini. E diciamo quindi che il bambino, dopo che la nonna gli ha fatto questo quadro generale per identificare le streghe in mezzo a tutte le altre persone, lui si sente, diciamo, un po' più al sicuro e totalmente in grado di sfuggire all'avvicinamento di una strega. Da qui succederanno diversi episodi, tra cui le volontà testamentarie dei genitori del bambino, che impongono alla nonna, che viveva appunto, vi dicevo, in Norvegia, di far frequentare al loro figlio le scuole però in Inghilterra, e da qui l'azione si sposterà in Inghilterra e diciamo che la nonna non si sentirà troppo bene e gli verrà imposto dal medico di recarsi in questa cittadina che è sul mare, di cui non ricordo assolutamente il nome, e qui il bambino in questo hotel insieme ai suoi due topolini che lui voleva addestrare per avere un circo di topi, diciamo che verrà a conoscere una strega, anzi non una, diciamo tutte le streghe d'Inghilterra, e da cui diciamo che mi fermo perché è un libricino talmente breve che se vado avanti a parlarvene ve lo rovino totalmente, perché da qui succederanno delle cose e lascio a voi il piacere di scoprirlo. Questa è un'edizione Super Pocket, ma il libro è edito da Salani e io avevo questa perché l'avevo anche la copia più piccola, classica, quella con il quel giallo sbiadito e contorno rosso, che ho perso, però io avevo
avevo anche questi che erano i super istrici, e questo è esattamente come quello, cioè è sempre lo stesso numero di pagine, solo che questo, quando ero piccolo, cioè già si sentiva nell'aria che avevo dei problemi di vista, adoravo per il fatto che era scritto molto grosso ed è un'edizione molto molto vecchia. Il libro è stato scritto nel 1982-83, quindi ha i suoi begli anni. E sempre parlando comunque dell'autore, se avete mai letto Roald Dahl, Matilde, il GGG, Charlie e la fabbrica di cioccolato, che io purtroppo non ho mai letto, cercherò di recuperare, però ci sono tanti altri libri di Roald Dahl. Le streghe, per esempio, è il classico esempio di letteratura di genere. Lui è proprio incentrato, ha come target i bambini, però questo libro è un libro che anche in età adulta, se uno lo vuole leggere o rileggere, come nel mio caso, è un libro che secondo me lascia il segno, dona queste perle di saggezza che sono quasi impercettibili, ma che ci toccano nel profondo. Il messaggio di questo libro è proprio quello di non fermarsi alle apparenze, che davanti all'aspetto magari rassicurante di una donna, per esempio, si può nascondere un mostro. Non tantissimi personaggi, e in questo romanzo c'è cioè il bambino, la nonna e diciamo la strega suprema, quando lui le incontrerà tutte queste streghe a quel convegno nell'hotel. E la strega suprema, secondo me, fa pisciare dal ridere perché parla con questo accento tedesco, e appunto per questo fa morire da ridere, perché adesso mi rivolgo alle persone che l'hanno già letto. Voi ditemi se quando l'avete letto, voi nella vostra testa non imitavate quell'accento lì. E adesso io ieri sera sono riuscito a vedere il film delle streghe. Io non ne sapevo assolutamente niente e ho visto che c'era questo film che si chiama Chi ha paura delle streghe. E nei panni della strega suprema abbiamo Angelica Houston, che è un'attrice che io adoro un sacco, e nella versione italiana diciamo che questa cosa qui dell'accento manca totalmente, ma se vedete la versione originale, che è molto superiore, cioè almeno a livello uditivo, lei fa proprio quel verso, perché lei anche in altri film è brava a fare il verso. Non so se avete mai visto Material Girls, ma interpreta sempre una che dovrebbe essere russa o comunque ha un accento un po' straniero, e secondo me è bravissima. E oltretutto la strega suprema, anzi diciamo poi tutto il film è molto fedele al libro. Chiaramente è del 1990 e non vi aspettate un capolavoro da Oscar, ma è molto piacevole. Io non ne ho conoscenza, ma se lo volete recuperare, il film si chiama Chi ha paura delle streghe. In conclusione, per dirvi le mie impressioni generali comunque su questo piccolo romanzo, che diciamo che quando ero piccolo mi ha proprio fatto innamorare della scrittura di Roald Dahl. Io, il primo libro che avevo letto era stato Matilde GGG, e dopo ho voluto recuperare questo. Lo stile di Dahl è molto molto scorrevole e mi è piaciuta molto la dinamicità della narrazione, l'ironia che si percepisce dai dialoghi, nella stessa scelta del vocabolario e nei giochi di parole che fa, e soprattutto l'emozione trasmessa nel parlare del rapporto affettivo che c'è tra il protagonista, il bambino, e sua nonna, senza mai cadere nel melenso o nel troppo sentimentale. Il libro ha come narratore il bambino, quindi è scritto in prima persona. Ed è proprio bello che si rivolge direttamente a noi. È un libro davvero molto breve, adatto per un pubblico molto giovane, ma vi ripeto, è molto interessante rileggerlo quando si è adulti. A me ha suscitato dei ricordi e Roald Dahl è secondo me magistrale nel suo tipo di scrittura, molto diretta, comunque semplice, scorrevole, e ci sono tante piccole chicche che apprezzerete, e comunque hanno sempre dei bei messaggi lì. Questo in generale per i bambini, ma soprattutto quelli di Roald Dahl. Io con questo spero di avervi interessato almeno un po'. Questa è stata una recensione un po' così, perché era un libricino che comunque ci tenevo a parlarvene, perché io adoro comunque le streghe e Roald Dahl in genere. Ditemi voi se l'avete letto, se vi è piaciuto, se non l'avete letto e vi ho incuriosito. Io con questo ve lo lascerò qui sotto con la mia affiliazione Amazon, se nel caso lo volete recuperare. E in conclusione posso solo dirvi, se vi è piaciuto il video, di mettere un mi piace. Se non vi siete iscritti, vi invito a farlo. Potete attivare la campanella così saprete quando io farò un nuovo video. E con questo posso solo salutarvi e rimandarvi a un prossimo video.